Ciao ragazzi, benvenuti ancora a noi su YouTube. Grazie, Crew. E oggi prenderò la mia nuovissima macchina. Non è un placement, ve lo dico subito, però la volevo fare, a differenza di molti che magari dicono che fare questi tipi di video non siano proprio sani. È figo, ragazzi, è il video della macchina, è una soddisfazione che uno riesce a togliersi nella vita. Cioè, sono parecchi anni, dal 2010 che ho la mia vecchia Fiesta e aveva 200.000 km, avevo voglia di cambiarla. Ho avuto la possibilità di farlo e adesso ve la farò vedere. Andiamo a vederla? Aspetta, no, ho detto un'altra cosa. Piove! Sono arrivato adesso da Milano, dopo 3 giorni in Norvegia, arrivo a Milano, 3 giorni a Milano, arrivo qua tutto gasato, il diluvio, quindi macchina bagnata, macchina fortunata, se mi gratto un pochetto. Avete scritto qui sotto tra i commenti che macchina mi sono comprato? Dai, vi do 5 secondi e scrivete qua sotto quale macchina mi sono comprato. È scritto? Vediamo se l'avete indovinato, guanti, estintore, alcol test. Alcol test? La si può usare un'altra sola, alcol test? Sì, aspetta, perché sennò da resta. Ok. Alcol test, guanti, paletta per la neve, sperando non ti debba riservire anche se il tempo è quello che è. E c'hai il tesoro qua sotto. Oh, ok. Ok. Poi, mettiti seduto sul sedile del conducente. Le informazioni sullo schermo. Basta che accendi il Bluetooth del telefono. Cercare la tua veicolo sul dispositivo. Questa e selezionare femminile, una non so volta se tua moglie poi no, meglio, mi piace. Ford Kuga, ok. In modo adesso ti trasferisce la rubrica che hai sul telefono, te la trasferisce in macchina. Okay. Infatti sulla voce telefono hai tutto quello che riguarda il telefono. Non disturbare, chiamate, contatti che adesso ti sta scaricando. Tastierino se vuoi fare un numero. O molto più facile, per non levare le mani dal volante, con il comando vocale. Premendo questo tasto, adesso ti faccio vedere tutte le funzioni. Se tu lo premi dici chiama Tizio, la macchina ti chiama Tizio. Ok. Stessa cosa se ti chiama. Ma non ti apparirà qui la chiamata, tu puoi accettare o rifiutare, cornetta alzata, cornetta abbassata, questa è la parte semplice. Perfetto. Radio. Le motivazioni più che cambi stazione o con questi o in questo modo. Ti faccio vedere. Un comando per favore. 103.0. Sintonizzare FM 103.0. Se tu gli dici la frequenza, la macchina te la sintonizza. Se okay. Non ti ricordi la frequenza, cliccando su stazioni comunque, tu hai tutta la lista delle stazioni che stai cercando. Quindi okay. In caso la scegli da qui. Nel momento in cui c'è la stazione, per salvarla, come nelle altre auto che c'era il pulsante, la tieni premuta su una di queste 6, vedi? Ok. Il volume ce l'hai da lì, bravissimo. Okay. Su una di queste 6, che poi non sono 6 ma sono fino a 18, quindi niente più litigate su mai fregato la stazione. Quella okay. Mia navigatore. Il principio qui è lo stesso, perché cliccando su destinazione tu hai tutto quello che riguarda navigatore. Poi casa e lavoro, magari ti configuri le vie di casa e lavoro. Ok. O se hai bisogno di una via in particolare, cliccando su ricerca ti scrivi la via, okay. La ricerca e ti parte la navigazione. Ovviamente se sei fermo, nel momento in cui hai bisogno di ricercare una via, nel momento in cui sei in macchina e stai viaggiando, per muovere, lo fai un comando per qui. Favore. Trovare un indirizzo. In Italia, dica quindi per favore l'indirizzo con la cui città. Devi dirglielo, quindi via, città e numero. Ti faccio un esempio in modo che ti faccio capire. Cambiare nazione. Roma, via Ostiense 1. Cosa avevi premuto? Una volta pronto, premendo comando vocale, il tasto. Qui vedi inizi. Con il comando vocale, nel momento in cui lo premi, ti dà tutta la lista delle cose che puoi dirgli. Ok. La frequenza, chiama Tizio, trova un indirizzo, un punto di interesse. L'importante è che parli quando diventa verde lì okay, sopra. Ok, perfetto. Quindi questi tasti che ti ho fatto vedere sono per lo schermo che vedi qua. Ok. Questi altri da questa parte sono per quanto riguarda il display della macchina, che ti dice tutte le informazioni, vedi, autonomia, consumo attivo. Io te lo lascio su questa schermata, che è quella
po' più completa, con chilometraggio, consumo ogni 100 km, consumo orario e autonomia. Okay. 105 km, quindi a piedi non ci rimani. Okay. Qui sotto abbiamo limitatore e cruise control. Limitatore, cliccando LIM ti appare scritto lì. Con più e meno lo imposti alla velocità che desideri. Ad esempio, sei sull'Aurelia dove il limite è 90, lo imposti a 90 e la macchina non ti permette di andare oltre quella velocità. Okay. A differenza invece del cruise control, che è questo qui. Okay. Che se io sono in autostrada, fai conto, a 120 e premo questo, la macchina mi rimane a 120, okay, velocità, okay, di crociera senza che tocchi i pedali. Perfetto. Per quanto riguarda il clima, abbiamo il bizona poi. Queste cose invece set, reset, sono per il limitatore, praticamente, cliccando LIM è quello che ti limita la velocità, quindi, okay, non ti manterrà oltre la velocità, okay, che metti, okay, okay, non, okay, non c'è rischio che superi il limite, okay, okay, okay. È facoltativo utilizzarlo. Sì. Bizona, vedi le due temperature, okay, che cambiano. La potenza della ventola ce l'hai da qui. Poi accensione e spegnimento, se vuoi l'aria un po' più alta, un po' più bassa, questi sono per spannare i vetri, okay, okay. Avanti, rear, dietro, e questo con scritto Max ti spanna il vetro, spanna ma in un attimo, sì, perché sì, è potentissimo, sì, come puoi sentire. Questo aria condizionata, pure, con aria condizionata al massimo e ricircolo, facile, okay, facile. Ah. Adesso ti faccio vedere tutto. Per cambiare le marce hai il pomello, sì, per cambiare più che altro le modalità di guida premi il freno, che lo metto a folle, che sarebbe la N, che comunque se non leggi bene qui la distanza, ossia dove sta magari selezionato, ce l'hai scritto lì, vedi, PRNDS, okay, okay, quindi sai cos'è selezionato. N sarebbe il folle, L retromarcia, sì, P è il parking, vale, quando lasci la macchina, D è il drive, quindi quando vuoi camminare, la S è il sequenziale. Su questo ti puoi divertire perché bravo, hai il paddle, il shift, le due palette qui, quindi guarda, stile dietro. Formula 1, tu, figo, ti puoi praticamente cambiare la marcia attraverso le mani sul volante. Qua e qua. Bravissimo. Che burro. Questi tasti che cosa sono? La macchina ha lo start and stop. Ok. Se ti sta sulle palle vuoi disattivarlo, e questo tasto, okay, qui mi appare off, scritto off. Stessa cosa vale, guarda, premi il freno, so, ce l'ho, retromarcia con telecamera posteriore. Innanzitutto ti faccio vedere le linee bianche che vedi lì, sono la traiettoria che farà la tua macchina, quindi dovrai abituare a lasciare perdere gli specchietti e il gomito sul sedile per fare retromarcia. Ok. Le linee di distanza verde, giallo e rosso sono le distanze che hai dall'oggetto dietro, magari mentre stai parcheggiando. Verde è molto lontano, giallo intermedio, rosso sono 10-15 cm, quindi devi cominciare a fermarti, okay, sennò poi senti il botto. Con più e meno puoi anche zoomare per vedere precisamente la distanza dall'ostacolo. Okay. Hai i sensori davanti e dietro, come puoi vedere dal disegno, questa è la tua macchina. Sì. Che se però vuoi disattivare per evitare il beep beep, questo tasto qui, la, okay, P, e infatti la macchina non c'è più. Ok. L'ultimo tasto, eccoli, se no. L'ultimo tasto è il parcheggio semi-automatico. Che, sì, vuol dire? Intanto metto su parking. Qui ti dice la modalità per fare il parcheggio. Quindi se è un parcheggio a pettine, un parcheggio in linea. Praticamente mettendo la freccia a destra o a sinistra, la macchina ti ricerca questo tipo di parcheggio, a destra o a sinistra a seconda di dove metti, sì, la freccia. E poi fa tutto lei. Nel senso, tu devi solamente accelerare e frenare, frenare, perché lei ti gira il volante. Su questo devi fare prima pratica. Certo, sì, cioè, tutta la questione da spiazzare farò. Il freno a mano è elettronico. Okay. Che vuol dire? Il procedimento è lo stesso della leva praticamente, perché tirando su lo metti e premendo invece lo levi. Devi, okay, tenere premuto il freno ovviamente nel momento, sì, in cui lo levi, perché la macchina deve capire che devi comunque avere sotto, okay, controllo la vettura, okay. Quindi adesso non c'è, e poi comunque c'è sempre la spia lì sotto, no, adesso non c'è, infatti lo senti proprio da pedale. Ho sentito da pedale, infatti, ecco. E adesso l'ho messo, ok. Spin 8 da 12 volt, vano porta oggetti dove c'è il giubbotto, questo magari poi te lo metti dietro, sì. Poi le luci ce l'hai da quell'altra parte, c'è una manovella che giri qui sotto. Le luci automatiche, che figata. Per quanto riguarda le luci hai, non so se si vede, la manovella qui sotto, da sinistra verso destra, come in tutte le vetture qua, è spente di posizione e hanno abbagliato. L'ultima tacca dove vedi l'auto, automatico, sono le luci automatiche, fanno tutto da solo, si spengono, si accendono a seconda della luminosità durante il giorno, mentre, okay, in galleria si accendono, chiudi la macchina che vai a casa, si spengono, quindi non c'è rischio di lasciare le luci accese. Ok. Fendi nebbia anteriore e retro nebbia. Questo qui poi che puoi girare ti regola la luminosità di quel display lì. Io te la metto al massimo, okay, che è un, okay, po' più comodo. Va bene, perfetto. Per gli specchietti hai questo pirulino. A sinistra regoli il sinistro, a destra regoli il destro. Con le freccette poi tipo joystick te lo muovi a seconda, okay, di... Questo è l'autodistruzione... No, scherzo. Questo qui ti chiude gli specchietti elettricamente. Nel, okay, momento in cui devi metterla tipo in garage o fare un passaggio stretto. Stesso, okay, tasto lo riapre. Quando spegni la macchina si... Bravissimo, esattamente. Per il sedile, ultime cose, questo ti alza, cioè, le casse abbastanza. Sony? Sì. Le casse Sony, capito? Casse Sony, Ti alza o abbassa la guida. Ok. Lo schienale ce l'hai qui all'angolo. Ok. Questo è il supporto lombare, qui dietro la schiena praticamente. Questa è la cosa più comoda del mondo.
perché ti fa tipo il cuscinetto, invece di mettere il cuscino di casa tu ce l'hai già preimpostato dentro il sedile. Ah, sento, sì sì. E sotto il sedile hai la profondità, ovviamente, per farti più avanti o più indietro. Certo, ok. Per la benzina non c'è bisogno di chiavi o quant'altro, perché basta che dai i soldi al benzinaio praticamente, perché non c'è bisogno di... Ah, non c'è niente, quindi è sempre aperto. Nel momento però in cui chiudi la macchina, anche se la bocchetta di plastica resta aperta, ce n'è una nella canna del serbatoio che si sigilla, quindi non possono né rubarti niente né versarti. Okay. Nel bracciolo hai due attacchi USB. Questo dicono... specchietto fotocromatico, quello funziona tutto da solo, nel momento in cui ti fanno il flash da dietro praticamente, quello si oscura da solo in modo che non ti dà fastidio agli occhi. Ok, porto occhiali, burro. Ah, mi spiega un'ultima cosa, per collegare il cellulare, no? Sì. C'è il mirroring. Esattamente, con il cavo, nel momento in cui attacchi il cavo... Il mio non è iPhone, è Android, quindi anche Bluetooth, okay, ho letto. Poi ti scarichi anche l'applicazione Auto, Android Auto, esattamente. E ti puoi fare lo screen mirroring, quindi quello che vedo sul telefono lo vedi lì. Con qualsiasi cosa, qualsiasi app? Sì, tranne ovviamente video, perché per legge non si possono vedere video. Ovviamente se vai su YouTube però si sente solamente l'audio. Ah, ok. Stessa cosa, poi per quanto riguarda qualsiasi... Non si può sbloccare. Devi aggrarlo modo. In qualche modo, se c'è qualche amico da qualche parte... Quello sarebbe comodo. Altrimenti ti puoi sentire l'audio per quanto riguarda tutte le applicazioni di musica o quant'altro, ovviamente anche per navigatore se c'hai Waze magari da utilizzare. Ok, il tasto sport che faccio le sgommate. Non c'è sta. Il tasto sport lo devi far mettere insieme quando hacker il peso, sblocco qualche cavallo in più, no? Finalmente dopo 3 giorni di pioggia sono riuscito a lavarla. Vi ho portato il video come promesso. Nel frattempo, regà, ribadisco quello che ho detto all'inizio, quello che ho detto l'altro giorno. Essendo un padre di famiglia ormai mi serve spazio, quindi mi sono comprato questa macchina grande e volevo condividere con voi questa mia felicità. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate tanti like, io vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande grandissimo abbraccio e al prossimo video. Bella!